portano la mia valigia perché oggi si torna a Milano. Yosh! Mi hanno dato la camera super figa! Io sapevo già di essere un idiota, ma non, diciamo che ne ho avuto l'ennesima prova. Italo ce l'ho alle 11:20. Sono le 10 e io sono nella porta nuova. Mi sono svegliata alle 7, poi ero come il mio solito in ritardo, ho fatto le corse e tutto quanto. Arrivo in stazione, dopo un po' guardo l'orologio, direi che l'avevo guardato più volte stamattina, dopo un po' guardo l'orologio, ma sono le 10. No, potevo svegliarmi un'ora dopo, comunque fare le cose con calma. No! Perché fare le cose con calma quando uno può fare le cose di corsa, nonostante in teoria le possa fare con calma? Non è una camera di lusso, però è grande, spaziosa. Ho la mia valigina, adesso so già che cazzeggerò un po' e mi sistemerò un po', poi mi cambio e vado al presidente di recarlo e mi organizzo anche per vedere se c'è qualcos'altro da fare. I'm back! Sto andando, prendo un pochino, non sono ancora vacanziero, sto andando al presidente di recarlo e poi dopo mi sposto sempre vicino al presidente di mi sembra che si chiami comunque sempre un brand di gioielli. Sempre bello. Sto sinceramente abbastanza panico. Ci fosse qua mia mamma che saprebbe di claustrofobia, sarebbe persa, se le farebbe a piedi, nonostante io debba andare al 10° piano. Diciamo che se si blocca è un po' inquietante. Concept Store. Vi volevo far vedere il cadeau che mi hanno fatto da Raspini, che è quest'anello. Non guardate le mie unghie che sono penose, devo andarla a fare. Secondo appunto regalo che volevo farvi vedere, questo è enorme,
è questa sciarpa. Ho un cavalletto improvvisato, quindi questa sciarpa bianca piena con questa appunto questa fantasia di diamanti finti. Qua c'è la scritta Re Carlo. Buonasera, mi metto sotto la luce del lampione così vi faccio vedere il mio outfit della serata. Sono alle mie spalle ci sono le colonne di San Lorenzo, mi ha detto Mappe. Sto andando appunto all'evento, all'opening del Concept Store Varsity. So dove sono perché sono vicino a via Torino, comunque in centro, ma non so, sto cercando una luce, eccola qua, ma non so assolutamente, non sono mai stata qua. Abbiamo iniziato a trattare i social media, la parte che io preferisco. Abbiamo fatto YouTube, abbiamo fatto Twitter, abbiamo fatto Facebook e Twitter. E abbiamo fatto veramente un sacco di cose, soprattutto su YouTube, un sacco di cose fighe, fighe, fighe. Ora mi preparo, così magari non faccio il ritardo. E vado a mangiare con dei miei compagni e le mie compagne di Monster. Vi volevo far vedere il mio outfit della serata. Intanto filmo. No, che filmi? Vlog. No, io sto vloggando. Avete qualcosa da dire? Ma sei di scolpa? Ovviamente no. C'è la rete, la Gaia, la Silvia. Succederà più che torna alle 3 e io mi addormento senza te. Sono appena tornata a casa. Però ci siamo divertiti, siamo andati a mangiare la pizza, ma non abbiamo assolutamente digerito. Buongiorno. Non mi sento ancora tantissimo bene, proprio bene, bene. Infatti stamattina l'ho presa molto con calma. Infatti sono in ritardo. Prima di andare a lezione, io voglio assolutamente una crema caffè. Ho preso la crema caffè e ora sto un po' meglio. Viva la crema caffè! Sul treno della via del ritorno a casa! Tornata a casa, appena arrivata sono sulla solita strada dalla stazione arrivo a casa mia. Ho iniziato a leggere un libro molto molto bello,
che mi piace molto, però nel quale per il momento non posso dire nient'altro perché è un libro che non è ancora stato pubblicato e quindi non posso dire niente. Dico, però dovevo dire qualcosa, quindi dico solo che questo libro è molto bello. Potrebbe essere un ladro, un serial killer. A cui Stefano avrebbe aperto la porta. Bonjour, casa mia! Mi sei mancata. Ciao, wow! Sto riprendendo! È bellissimo!